Oggi è il grande giorno, corso di allestimenti amovibili e moduli estrazione. 8:30 di mattina, volevo mostrarvi Ermanno con tutto quello che ho caricato per questo corso. Poi ci sarà Lorenzo come docente, Passerini in arte, Artwood Customized Van, su Instagram lo trovate. Visto che lui terrà banco per la maggior parte del tempo, ho pensato di portare la fotocamera e mostrarvi un po' che cosa facciamo in occasione dei corsi di Man Lab da MM Vintage Cars. Dunque, cosa ho portato? Lana di pecora, come coi bentante, pannello pieghevole, materasso con cui dormirò io, pannello rigido, due sportelli, che poi vedrete nel dettaglio, dove ho posato sughero da una parte e secondo strato sughero più isolante, che è sia lana di pecora che fibra di canapa, fagioli, ceci e di nuovo fagioli, perché ognuno è invitato a portare qualcosa da mangiare e da bere. Questa purtroppo la devo lasciare perché siamo ancora in fase di trasloco, ma è una doccia portatile. Sedie, così per l'esterno, computer 1, computer 2 di emergenza, sgabello da docente per star seduti comodi, prolunga se dovesse servire. Questo è un prosecchino per fare due spritz, bibbia del van che porto sempre con me, cavalletto della fotocamera, custode della fotocamera, piatti, il mio cuscino gonfiabile, giacchetta se dovesse piovere, portafoglio e quant'altro. Bene, si parte! Devo dire che sono abbastanza emozionato perché è la prima volta che partecipo al corso come spettatore, non come docente, tra virgolette. Lorenzo l'ho conosciuto su Instagram, così mi ha ispirato fiducia subito e mi è piaciuto perché non è stato diffidente. C'è tanta diffidenza oggi come oggi quando non ci si conosce fra persone, credo sia frutto della società in cui viviamo purtroppo. Invece Lorenzo è partito subito a busso, come si dice da queste parti in Emilia, e mi ha detto sì dai proviamo, ci sto, bello, mi piace, non ti preoccupare. Io continuavo a dirgli guarda, non lo so se questa cosa piace, se questa idea funziona, se ci saranno iscritti, dimmi anche un numero minimo di iscritti. E mi ha detto una cosa bellissima, ve la racconto. Mi ha detto cosa facciamo, arriviamo almeno a 4. Mi ha detto Roberto, se ce ne fosse anche uno, fa, io vengo lo stesso. Abbiamo dato la nostra parola e considerate che Lorenzo ha, credo tu abbia sui 46, 45, 47 anni adesso, giù di lì, eppure è uno che è strapieno di lavoro, di richieste, fa il falegname, fa allestimenti, umilissimo. Abbiamo altri 4 iscritti già per il corso di ottobre di camperizzazione, 2 vengono dalla Sardegna, nel senso, restiamo umili. E basta così, vi racconto un po' di retroscena, ecco, oggi approfitto di non essere io il docente, mi piazzo con la fotocamera, mi piazzo col cavalletto, faccio un po' di riprese. Tra l'altro domani viene anche a prendersi il motore del Watts, un signore, da Cuneo addirittura. E anche quello sarà un mezzo che vorrei proporre ai corsi di formazione, conversione di un furgone a elettrico, furgone diesel o benzina. Ci stiamo lavorando. Eccolo il mezzo da convertire elettrico, è il Watts, mitico Watts. Eccolo l'artefice di tutto, che zitto 4x4 supporta i miei progetti. Ho portato delle gran brioche, Maurizio, così so che mi vuoi più bene. Devo darmi una mossa perché devo collegare il proiettore, poi tra poco arriva Lorenzo. Vediamo dove vuoi metterti. Tu dici proietto qua, quindi. Allora, le sedie le devo prendere da su là. O da qua. Posso dire, Maurizio, che questo è l'angolo delle cose che tengo abusivamente da te? Posso dire che faccio la fattura a fine mese? Maledetto, ha sempre la risposta pronta.
Vado molto fiero di questi due sportelli del Watts che ho riutilizzato per mostrare diversi tipi di sughero, come applicarli e poi cosa succede dopo l'applicazione del sughero, cioè quello che è il vero isolante o lana di pecora o fibra di canapa nel nostro caso. Il tutto coperto poi da perline. Babam, dovremmo esserci. Computer 1 attaccato al videoproiettore, computer 2 di emergenza, dovesse succedere qualcosa poi ci devo anche lavorare by the way. Corso allestimenti amovibile, eccolo qua. Oh yeah! Che stai più vicino a me, ti provo. Lorenzo è fra noi. Siamo curiosi di vedere cosa ci è riservato. Ah, il Camplux, anch'io l'avevo preso questo, sai, poi aveva cominciato a perdermi questo qua. Sì, non teneva più la pressione. Io gli ho scritto gli americani. Ah sì, gli hai scritto? Sì, gli ho detto, ma raga, il tuo attrezzo qua devi modificarlo. Questo qua è il modulo della Volkswagen Caddy. Ma questo non è integrato al Camplux, no, che l'hai caricato. È roba didattica. Allora, beh, questo è un altro modulo che ho portato giù. Buona mano a scaricare. Sei contento, Maurizio? Benissimo, tantissimo. È vero o no che merita sto posto? Guarda, là, tavoli sopra, divano nell'angolo, c'è il bagno dietro le scale. Pronto? Yeah! Ecco il primo arrivato! Sei Roberto. Anch'io mi chiamo Roberto. Andiamo a spulciare il furgone di uno dei partecipanti. Non ascoltate quest'uomo qua. Bello. Cosa hai usato? Una tazza normale per forarlo? Sì. Progettuale rispetto al legno. Ah, perché io avevo in mente la foto della Jeep. Attorcigliare il filo, incastrare il filo. Sì. Ma cosa sei venuto a fare tu oggi, scusa? Perché mi interessa il legno. Guarda qua. Che robetta che hai fatto. Centralina è autocostruita con l'Arduino. La Madonna, addirittura. Praticamente calibrato per non assorbire più di 10 ampere insieme al frigo. Sacca voglia. Ragazzi, non so se rendo l'idea. E l'Arduino qual è, scusa, di tutto questo? Quella basetta di sì, lì. Il resto è relè. Spaziale. Hai capito che ha fatto un sistema progettato da lui, sì, Arduino? Sì, Arduino, che qua bisogna saperne. Oh, perché no, Bernabino. Ha rotto la sedia il falegname, eh? Giura. Devo mettermi indietro. Ci ha parlato tanto bene di te, Lorenzo. Non diciamo dei corsisti. Allora, dopo avermi seguito a lungo su YouTube, finirete in un video YouTube. Siete contenti? Quanti disastri stai facendo, Lorenzo? Cioè, hai spaccato una sedia? Ho spacciato la mocca, guarda. Intermittente. Quando è in temperatura si spegne, in teoria. Grazie a tutti di essere qui. Siamo un po' emozionati perché è il primo esperimento. Ringraziamo Maurizio innanzitutto, che ci ospita, grazie. Vi spiego un po' come è nato la Lab, perché sì, perché tiene molto bene il calore. Ma di freddo, ma anche già, se è molto caldo va bene. Sì. La soluzione è quella di utilizzare dei pannelli di materiale che siano dove gli strati del legno piante che crescono davanti al mare resistono molto bene all'acqua, all'umidità, quindi il classico pino marino, viene utilizzato per fare questi pannelli qua. Una volta che ne ho fatto uno, lo appoggio sopra l'altro, segno esattamente i punti dove devo andare e le linee di illuminazione di questo qua e vi faccio lo stesso identico lavoro. Hai un tagliare? Io ho i coltelli anche. Viva! Vi ho fatto vedere un po' di spezzoni del primo giorno di corso. Adesso io vorrei mangiare perché c'è ben di Dio qui a tavola. Solo che non mi caga nessuno e quindi tutti si stanno guardando gli allestimenti in giro. E io sono qua che sbocconcello qualcosa. Ecco, sì, vabbè. Ti aspetto di...
No, dai, ma la... Ecco, questo volevo mostrare, una camperizzazione essenziale, zen, vedete? È fondamentale. E farsi la doccia con le bottiglie, esatto. Rigorosamente. Non delle foto, ma eravamo proprio bordo. No, no, domani mostreremo a tutti le slide con voi. Che... Questo è quello che c'è. Viva, grazie. Grazie a voi, stavamo parlando del fatto che sei vegana, spiegaci. Una brutta razza. Quante volte ti scassano la minchia e ti chiedono perché sei vegana. Eppure celiaca, quindi ecco. Vuoi complicarti la vita? No, io divento un inizio, metto una pausa e poi ci penso alla fine. Ma ti portano l'acqua dalle tue parti? Sì. Quanto l'hai pagata sto giochetto qui? 3.500. 3.500. La maggiorina nuova. Orco 2. Sta a 3.2. Cioè, quant'è che gli ha dato il Sergio dell'Overland? Prima mi accettate. 2.000. Ah, però in, in l'ha preso in fiera. Aspetta, devi rifarmi l'uscita perché stavo facendo la... Scherzi, delle 7:30 di mattina. Sono associati con Cromonigel, quello che avete adesso, che fa le cose. Ah, beh, sì. Un piccoglione. Lui arriva 4-4 da dietro. Come i gatti che si strusciano così. Il grosso è quello, a vederlo così, e basta, poi non ne hai tanto. È tutto vuoto, tra l'altro, hai spazio qua per mettersi quello che vuoi. Altra batteria. Devo togliere la ruota di scorta, allora là c'è tutto lo spazio lì. Madonna. Questi qua, che sono dei pannelli che hanno già all'interno un isolante termico e buono assorbente. Quindi, per esempio, le pareti di isolamento dei camper dei bagni. No? E però sai, te l'apro, Maurizio, bravo, ti sei preso il tuo mozzino, il tuo... Lo volevi anche tu? Ma no, sai, hai fatto il superiore, hai fatto il superiore, l'indifferente. Tu hai esordito dicendo che dici la apro, che dici tu la apro, detto, significa la magia. Vabbè. È facile controllare. Esatto, noi usiamo le camper quelli a tutto, perché tutte le curve, gratto leggermente, una pennellatina sparisce tutto. Noi facciamo pausa, noi. Allora. Grazie. No, ma poi comincerà a essere, la inquadratura comincerà a essere così, capito? Dopo un po' di aperitivi. Comincia ad abbassarsi così. E non lo scoperto ancora. Qua c'è il terzo posto, se devi. Vedi che c'è una persona in più quel giorno lì che deve. Tiro giù la bici, lancio. Ho casa, questo anche. Qua c'è il terzo sedile. Insomma. Ah, ma in Svizzera ci sono i feeder, si l'hanno messa il primo. Sì, senti che fresca. Vai. Quanti caffè, quanti caffè devi bere, Lorenzo, adesso? Minimo almeno 3. C'è stato un periodo che cercavo di sostituire la caffeina con la matteina, quindi col mate, però è... Qualcuno... Perché io il macinino manuale, una vita che non lo vedo. Ciac! Che succede? Anche 3, ma venite a bervi un caffè prima magari, se volete. Sto cominciando a staccarmi, anche se ancora voglio sapere tutto. No, però a un certo punto devi... Ah no, ma questo non serve. Se vuoi devo fare una ripresa, ti faccio vedere mentre faccio la doccia. E che cavi hai che ti passano, che ti entrano dietro quel sedile? Cosa sono? Per il condizionatore, il riscaldamento secondario. E poi ho bypassato. Ma li hai fatti tutti tu? Quegli... C'erano già, diciamo. Ah, ok, ok. Partire che di fabbrica hai sta roba qua non è male, partire che dal mezzo suo originale c'è già... Infatti il basto mi ricollego alla stessa conduttura per scaldare il motore, vedi. Il basto termotop. Ecco due corsisti che hanno iniziato a perdere la ragione. Il pavimento è un pannello unico, questo qua è il pezzettino perché qua c'è il passaruota.
non vado al Polo Nord, men che meno d'inverno, perché la stazione sciistica ce l'ho a 10 minuti di casa e vado lì, quindi non è che devo fare viaggi. Dovessi, allora adesso... Ma c'hai comunque una stufa qualcosa? Io ho in basto e l'isolazione qua, ho 4 cm di sughero più 6 cm di sughero qua. Prendo un altro pannello che ha già la stessa... lo giro, faccio la stessa cosa. Un altro modulo CAD che ho fatto e è solamente un letto che si apre, è grande come quello lì e diventa 2 metri di lunghezza. C'è un cassetto con due spalle di questa altezza qua che sono tutto legno appoggiato su due strade di legno. Seconda giornata andata, sono sfatto, cotto, stiamo mangiando la pizza fuori, tra l'altro siamo andati a prenderla alla pizzeria Le Streghe di Malalbergo, che è a 15 km da Minerbio, dove c'è un'altra pizzeria che si chiama Le Streghe. Giustamente questi hanno scelto lo stesso identico nome, quindi abbiamo chiamato una pizzeria e siamo andati a prendere le pizze nell'altra, ma va bene così, fa parte dei giochi. Domani ultimo giorno, domani parleremo di guida estrazione, ce ne sono diverse tipologie. Vedremo i programmi per progettare sia in 2D che in 3D, come SketchUp, come tanti altri, e via discorrendo. Finisco la pizza e mi bevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birrette. Noi abbiamo la raccolta differenziata, raccolta porta a porta, e poi abbiamo i bidoni per l'umido e per il vetro. Puntualmente per terra trovi... Spaccato, io ti becco che scendi sempre. Sono a Minerbio City, downtown, e ho preso le paste. Abbiamo fatto una colletta. Salutatemi il salone del camper di Parma, dove ci saranno sicuramente tantissime novità imperdibili. Oggi, tra l'altro, Moreno, che è il socio di Maurizio di MM Vintage Car, ha lanciato l'idea di una grigliata e ci sta. In effetti potremmo trasformarla in un rito, cioè all'ultimo giorno di tutti i corsi si alleggerisce un po' il carico di informazioni, perché ieri è stata veramente tosta. Finirà in bellezza, insomma. Vediamo, vediamo, vediamo chi c'è qui fuori. Voilà. Secondo te che speranze hanno queste mele? Chi le ha messe? Mille tante, queste poche. Ha fatto un misto, sì. Ha fatto un misto. Tutti fuori a parlare e del corso non gliene frega più niente a nessuno. Però questa è una soddisfazione, perché la gente fa gruppo, sta bene insieme. Ti posso fare un poster, me lo metto in camera. In bagno, anzi, non in camera, scusa. Devi crescere. Ti ringrazio, guarda. Poi ride alle nostre spalle la sera. Allora, non sbattiamo già quest'ora, perché dopo la grigliata ho dubbi su come potrebbe proseguire il corso. No, allora, ultima giornata, cosa faremo questa mattina? Poi ovviamente quando... è fuori completamente, poi ve lo faccio vedere sulle foto, quando è fuori completamente c'è una gamba, perché comunque il furgone non è stabile, tu c'hai la cucina e magari uno sale sul furgone, mi si muove un po' tutto, capito? E se ho qualche cucino, acqua calda, gas che va, insomma. Ci siamo? Sì. Allora, monto il cassone senza il frontalino, con dei liti, ok? Dopo chiudo e cosa faccio? Con il frontalino, ovviamente il cassetto deve essere un po' slanciato di così, guardo che il frontalino sia completamente parallelo al cassone. Oh, ciao! Guardate Moreno che contento che è di fare la grigliata oggi, io lo so che lui non vede l'ora. Ci sarebbe anche possibilità, io lo faccio sempre, di mettere le patate
dentro la carta argentata, signora, vero o no? Sì. O le cipolle e le butti sotto, quanto buone vengono. Ecco, il mio tetto del 238 proviene da questo retro bottega ed era così, messo uguale. Allora, Masterchef. Come andiamo? Noi siamo quasi, siamo pronti. Sì, anche noi. 5-10, sì. Poi dobbiamo portare i tavoli là, eh. No, come faccio? Botto sulla piastra con un po' di noderini. Ragazzi, noi iniziamo, ve lo dico che poi non voglio responsabilità. Era un modo gentile per dire datevi una mossa che sennò finisce tutto. Per noi si dice anche ranzeve putei. Ecco. Lui quando arrivava in una spiaggia diceva su quelle tierona. E Barbie. Carpi e sorbanne. E sorbanne. Io quella volta gli ho detto. Tu. Cin cin. Cosa di intelligente, di qualcosa di intelligente. Addio. Grande. Grazie, grazie a te. È stato bello il corso, interessante. Grazie, hai lasciato il numero se... Ok. Così lui ti manda le foto poi. Aspettiamo dal Trentino. Un momento a caldo. È stata una figata. Sei divertito più di tutti. Io sì, eh. Sei divertito più di tutti. Cioè. Mi ha chiesto Roberto, vuoi venire? Hai tempo di partecipare a queste cose? Ma guarda, vengo anche solo per il fatto che c'è gente che vuole apprendere, che vuole portarsi via l'arte artigiana, perché ne parlavamo questi giorni, ormai non c'è più nessuno che vuole impegnarsi a fare queste tipologie di lavoro, ed è un peccato, poi ce l'abbiamo noi nel DNA, e veder perdere queste possibilità, capacità e poi mettere tutto insieme, ragazzi, diventa una bomba. A noi ci vorrebbero le giornate a 36 ore, perché 12 le dedichiamo alla birra, per forza. Buona, carichiamo prima quello e poi quello? Sì, 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 prima buttiamo questo. Ok. Da sotto il posto, sì, sì. Stancante, stanchi ma contenti, è andata. Si chiude tutto, lì è chiuso, buono. Le bottiglie di vetro, sì, sono tutte state smaltite. Tu sei onnisciente però, com'è sta storia? No, dimmi, te le porto via le bottiglie, dove devo buttare? Cioè, le devo po- Dai, grazie, buona serata. Ciao, ciao, ciao. Ho dato a tutti il portachiavi Van Lab, che mi sembra il giusto omaggio per finire il corso in bellezza, realizzato da filo di cuoio. E qui il prossimo sarà il signorino Watts. Intanto il primo motore l'ho venduto, ora penserò al prossimo. Pazza idea di camperizzare lui. Na 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 na.